Gentile Presidente, gentili senatrici e gentili senatori, nella dichiarazione passata alla storia con il suo nome, Robert Schuman disse che l'Europa non potrà farsi in una volta, né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. Ebbene, la crisi da Covid-19 rende la solidarietà di fatto un obbligo morale prima ancora che politico e implica un ineludibile ancoraggio dell'interesse nazionale ai valori fondativi del progetto europeo. Pace, stabilità, benessere, democrazia, tutela dei diritti fondamentali. Mi appresto a partecipare al Consiglio europeo straordinario del 17 e 18 luglio, determinato a concretizzare il Next Generation EU, il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, in piena coerenza con le proposte della Commissione europea, a beneficio di tutti i cittadini europei, soprattutto di coloro che stanno più soffrendo le conseguenze sociali ed economiche della crisi. Spero di poter ricevere da questa Assemblea una convinta adesione all'impegno che stiamo approfondendo per l'Italia in Europa. Grazie.